per Varese con la maglia numero 18. Attingono appena mani delle proprie panchine, si manca a Dean, attenzione a Callan che lascia il pertugio a Phil Goss, un buon vecchio Phil Bruno che conosciamo particolarmente. Vedere l'arbitro che Rautis aveva fatto 1-2, secondo me invece aveva fatto 1-2 e 3 e a quel punto è passi, peccato perché ci potevamo andare sotto e abbiamo sciupato l'occasione. Phil Goss sulla sirena marcata da Balanzoni ancora una volta, come l'andata, Phil Goss strepitoso, 25-17 in favore di difficoltà di Varese attaccare l'area, 4 su 10 da 2 punti, una buona difesa espressa di squadra da parte di Venezia, lo sai che la caratteristica difensiva è tipica delle squadre di Celi Recalcati, e Phil Goss ancora una volta va a segno, stavolta non tende sulla linea, ma allora il blocco da parte di Jefferson, non c'è l'angolo di passaggio e Jenga va ad attaccare, alza il pallone, sbaglia però tutto, scadono i 24 secondi per Varese con un nulla di fatto. Phil Goss avrà ancora lui il pallone dell'ultimo tiro e ancora una volta Phil Goss mette a segno un canestro. Che campione questo giocatore! Punto per lui ed è anche lui il primo di, non è il primo di Venezia andare in doppia cifra, visto che c'è già la quota 13, Rvoi e Peric, palla persa a parte Varese, Phil Goss schiacciato per la fondata di Viggiano. E a minuto chiamata a parte di Pozzecco, Varese scivola a meno 10, quattro ti fa cambiare completamente la visuale. Con Phil Goss a realizzare 56. Come si sa realizzare anche il secondo, l'ex anche Scafati e Rimini. E residua speranza da parte dei padroni di casa di ribaltare l'incontro del match. Venezia coglie un'altra importante vittoria nel suo cammino nelle prime posizioni della classifica del campionato d'Italia in Serie A, poi arriva la stoppata di Eienga che vola altissimo ma netta la parabola già discendente assunta dal pallone.